Buongiorno a tutti e benvenuti in Cucina Botanica. Oggi prepariamo una delle cose che preferisco dell'inverno, la cioccolata calda. Useremo del latte vegetale per la cioccolata e del latte di cocco per preparare questa sorta di panna montata. Cominciamo subito. Gli ingredienti che ci serviranno per due cioccolate piccole o una molto abbondante sono 320 g di latte vegetale, io ho usato quello di soia, 35 g di cacao amaro, 10 g di amido di mais, che sarà ciò che farà addensare la cioccolata, 15 g di zucchero e, se volete, mezzo cucchiaino di cannella e un po' di estratto di vaniglia. Iniziamo versando gli ingredienti secchi in una ciotola, quindi cacao, zucchero, amido e cannella nel caso in cui vogliate usarla. Mescoliamo tutto con una forchetta finché non sarà diventato una polvere omogenea. Ora prendiamo il latte vegetale e ci versiamo dentro l'estratto di vaniglia. Se non avete un estratto come il mio ma utilizzate la vaniglia in baccello o la vanillina, è uguale, fate lo stesso procedimento. Ora aggiungiamo circa metà del latte vegetale dentro la ciotola dei solidi, mescolando bene finché non otterremo un composto liscissimo. Lo versiamo in un pentolino e uniamo subito l'altra metà del latte, amalgamando con una frusta. Continuiamo a mescolare finché il composto non arriverà all'ebollizione. A questo punto la cioccolata è pronta. Possiamo versarla in una tazza e gustarla così, senza niente, come la preferisco io. Oppure possiamo aggiungere della panna montata. Per preparare quest'ultima partiamo da una lattina di latte di cocco. Dobbiamo lasciarla in frigorifero per almeno una notte, così tutta la parte densa al suo interno salirà verso l'alto, separandosi dal liquido che invece è la parte che non ci servirà. Versiamo il cocco addensato in una ciotola, insieme a un cucchiaio di zucchero, possibilmente dello zucchero a velo o uno zucchero molto fine, e lo passiamo con lo sbattitore. Perfetto, ora abbiamo la nostra panna al cocco da servire sulla nostra cioccolata. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere qui sotto e se non volete perdervi i prossimi video mi raccomando iscrivetevi al canale cliccando sul pulsante iscriviti qua sotto. Io direi che per oggi è tutto, ma noi ci rivediamo prestissimo qui in Cucina Botanica con il prossimo video.